Ciao ragazzi, oggi sono ad Eboli, sono qui nel sud Italia, in Campania, e sono venuto a trovare una delle aziende più belle che importa il caffè verde dai paesi produttori. L'azienda si chiama Monte Carmelo ed è rappresentata dal grande amico Giovanni De Lucia, che adesso vi presento e vi faccio raccontare da lui che cosa fanno tutti i giorni qui i professionisti di Monte Carmelo SRL. Andiamo! Ciao Giovanni! Buongiorno! Come stai? Tutto bene. Ma ci vuoi portare dentro la tua azienda e raccontarci che cosa fate qua? Accomodati. Andiamo, dai. Eccomi nel salottino di Monte Carmelo SRL. Grazie mille, Gio, che mi hai ospitato. Sei il benvenuto. Questo è il caffè allo stadio verde, crudo, ed è il vostro lavoro principale, quello che fate tutti i giorni. Mi racconti, Gio, quando nasce Monte Carmelo e soprattutto che cosa fate qui in azienda? Certo. Monte Carmelo è nata 14 anni fa dalla mia passione per il settore agroalimentare e da un viaggio in Brasile, dal quale sono ritornato con il primo contratto di caffè verde, con il primo container. Da lì è stato un susseguirsi di attività. Abbiamo individuato una persona in Brasile, proprietario di una cooperativa, che ci ha accompagnato in tutto il percorso, soprattutto nella fase iniziale. E oggi per noi è un diretto nostro collaboratore e per noi gira le piantagioni, controlla le origini, controlla le nuove varietà e ci dà i primi feedback sui raccolti. Da questo siamo passati negli altri paesi centroamericani, quindi continuando questa attività di ricerca e di fidelizzazione anche del fornitore, per poi andare in Africa e oggi coprire tutta l'Asia. Quindi oggi importiamo dai maggiori paesi produttori con una regolarità mensile, possiamo dire addirittura settimanale. E però siamo sempre alla ricerca di nuove piantagioni, di nuove varietà, perché il mondo dell'agricoltura è in continua evoluzione. Pertanto siamo concentrati a fare questa attività di ricerca interna dell'azienda e trasferendola quotidianamente in origine. Infatti parliamo di Ruanda, di Burundi, di Nuova Papua Guinea, quindi tutte realtà nuove che vogliamo toccare e vogliamo importare nella nostra azienda. Quindi tu hai il contatto con i produttori, con chi raccoglie le ciliegie, con chi le lavora, e poi che cosa fai tu qui in azienda con i tuoi ragazzi, che adesso tra l'altro faremo un bel giro e andremo a scoprirlo di persona. Cioè, ma qual è il vostro compito nella filiera? L'idea e il servizio che oggi vogliamo rendere e rendiamo al torrefattore è, oltre che di importazione, ma anche di grossa consulenza. Noi ci facciamo garanti della qualità. Garante della qualità, che bella parola romantica, Gio. Perché garante della qualità? Sì, perché dobbiamo garantire la tracciabilità del prodotto al torrefattore. Bello, bellissimo. Allora io però adesso quello che voglio fare è vivere quello che hai detto, quindi andiamo nei reparti di Monte Carmelo e vediamo cosa fanno i tuoi ragazzi. Assolutamente. Andiamo? Procediamo. Sono nel lab di Monte Carmelo e qui c'è David che sta lavorando, ma io non so cosa sta facendo, quindi glielo chiedo direttamente a lui. Ciao David. Ciao Gianni, buongiorno. Come stai? Bene. Sì? Bene, bene. Allora raccontaci che cosa stai facendo. Sì, abbiamo ricevuto questo campione di preimbarco dal Brasile, quindi procederemo all'analisi dei difetti, l'analisi olfattiva e quindi visiva del campione. Bellissimo. Successivamente poi ci trasferiremo alla crivellatura del campione. Il passaggio successivo è l'introduzione del caffè all'interno del bicchiere per effettuare poi la tostatura del cupping. Da quel momento in poi verrà decretato l'idoneità o meno del campione, quindi il suo imbarco o la sua bocciatura. Una volta arrivati a magazzino vengono effettuati dei prelievi dai sacchi di caffè per effettuare una tostatura a modo espresso e verificarne successivamente l'omogeneità. Ma
me ne vado via dal lab di David e cerco Giovanni in mezzo a questa distesa incredibile di caffè verde. Eccolo lì, si era nascosto. Gio, ma cosa ci fa tutto questo caffè? Che caffè è questo? Queste sono tutte le origini che importiamo, quindi abbiamo circa 20 paesi. Considera che per ogni paese comunque ci sono diverse origini e diverse varietà, pertanto siamo intorno a circa 40 varietà. Cavolo. Guardiamone qualcuna, qui abbiamo del... E guarda qua, intanto il sacco di juta bellissimo, da quanti chili è questo, Gio? Questo è da 60 kg, però a seconda dell'origine, il Centro America sono da 69 e 70 kg. Ma è questo il QR code di cui mi stavi parlando? A cosa serve? Qui è quanto ti raccontavo all'inizio, ossia noi la volontà è quella di garantire al torrefattore che acquista il nostro prodotto la tracciabilità. Ah, ecco, e qui abbiamo segnalato che cosa, quindi? Tutte quante le attività che sono state svolte in fase di approvazione del campione. Quindi il produttore chi è, chi l'ha spedito, quanti sacchi abbiamo importato, la misurazione dei crivelli, l'umidità, la densità del prodotto che ci dà comunque informazioni su quanto sarà corposo il prodotto. Bellissimo. In tazza. E di tutti questi caffè, di tutte queste origini, tu hai la scheda di approvazione. Di approvazione. Infatti, se provi a vedere, su ogni lotto che abbiamo importato c'è il QR code dove, tra l'altro, viene anche registrato. Sì. Vieni, inquadramolo. I certificati di origine. E l'ICO. L'ICO sarebbe quel codice in basso al sacco che ti dà evidenza della corrispondenza del prodotto. Bellissimo. Quindi questi sono tutti i documenti che arrivano al torrefattore nel momento in cui lui acquista questo lotto. Adesso ci facciamo una passeggiatina in mezzo a questi sacchi di caffè, si respira il caffè verde, ragazzi. Ecco, questo è importante, Gio, sottolinearlo anche ai baristi. Avere la competenza non soltanto nell'estrazione ma nella conoscenza delle origini. Assolutamente, considera che al nostro magazzino in questo momento sono presenti solo raccolti correnti perché la rotazione è molto veloce, c'è tanto caffè perché noi dobbiamo comunque garantire l'approvvigionamento al torrefattore e considera che in questo momento storico ci sono grosse difficoltà dall'origine, vuoi al Covid, vuoi alla gelata che c'è stata in Brasile, quindi si è ritardato un poco tutto quanto il mercato. Quindi c'è difficoltà nel reperire caffè. Nell'approvvigionamento. Fortunatamente i nostri stock erano importanti, oggi andiamo ad eroderli per sopperire alle esigenze del torrefattore, però ciascun torrefattore deve ricevere la propria merce. Andiamo a passeggio, andiamo in mezzo al caffè. Ancora caffè qua, Gio? Sì, questi sono altri lotti sempre approvati che sono nel nostro magazzino. Questo è caffè che è arrivato, mentre sì. Lì che cosa c'è? Lì invece il merce deve essere già consegnata, quindi è pallettizzata, non c'è fanata e deve essere consegnata al cliente. Quindi il cliente riceverà sul documento di trasporto tutti i QR code che ha scelto all'interno delle origini da caricare. Quindi sono i torrefattori che acquistano il caffè verde, diciamolo per i neofiti. Certo. Sono i torrefattori che acquistano il caffè verde per poi tostarlo, ognuno con il suo stile, la sua curva, i suoi segreti. Per poi darlo al cliente finale che è il titolare ovviamente, del bar e al barista. Ovviamente noi diamo il monorigine, quindi però deve essere sempre certificato e quindi accompagnato dai QR code perché deve avere evidenza della tracciabilità. Bellissimo. Io ci sto vedendo una scritta 90 lì, ma tu mi stai nascondendo qualcosa lì dietro? Dal 2019 non ti nascondo nulla ovviamente, dal 2019 noi siamo concessionario per la campagna e le isole della Marzocco e ovviamente forniamo anche l'assistenza, quindi abbiamo un'officina specializzata. Andiamo a vederla? Certo. Vi faccio conoscere un altro personaggio che lavora lì dentro, andiamo. Quindi Hub Marzocco. Anche qui, non solo ad Assago, non solo a Scarperia, non solo a Fiesole, non solo in tutta Italia, in tutto il mondo, ma anche in Campania, qui, a Eboli. Noi siamo il concessionario dal 2019 e abbiamo scelto Marzocco perché è un'azienda dinamica, leader nel mondo e che garantisce una componentistica che è unica perché utilizzano acciaio 316L, gruppi Saturi, quindi tutte caratteristiche conferiscono poi all'estrazione
un approccio professionale. Quindi sicuramente standardizzano le performance in estrazione. In estrazione. Grazie ad una precisione incredibile sia nella pressione che nella temperatura. Nella costante. Temperatura, certo. E qui chi abbiamo? Vediamo qui, vieni, perché sto leggendo la Marzocco Service Team. Chi sei tu e cosa stai facendo qui? Ciao, io sono Alessandro e sto revisionando una Marzocco GS3. Ovviamente una linea home e stiamo procedendo con una classica revisione per un cliente privato. Bello, inquadra, vieni qui, inquadriamo qui che è bellissimo, perché vedere una macchina aperta e soprattutto che non ha nulla da nascondere, legandoci anche al concetto che ha detto Giovanni dell'acciaio 316L, dei gruppi Saturi, bellissima, anche smontata è bellissima, Gio. Che dici? Certo. Lo è per davvero, e poi vediamo che ci sono le caldaie separate, quindi il gruppo anche su una linea home, quindi la signora di casa che vuole farsi un buon caffè comunque ha un'attrezzatura professionale dove c'è la caldaia a vapore e dei servizi che è separata dal gruppo espresso. Bello, tra l'altro ricordiamo anche che questa macchina, che è una macchina che nasce per la linea home, ma al bar potrebbe fare la differenza, magari affiancata alla macchina espresso a due o tre gruppi, magari per l'utilizzazione, quella singola origine, infatti, lo speciale. Per un monorigine può essere l'ideale. Bene, noi continuiamo il giro qui in Monte Carmelo. Siccome l'azienda è grande, ho deciso di venire in moto nell'ultimo laboratorio, non quello più importante, ma uno dei più importanti, nei quali c'è un professionista che si chiama Andrea e tutti i giorni fa un lavoro specifico che adesso vi racconterà. Ciao Andrea! Ciao Gianni! Tutto bene? Come stai? Sì, bene, sì, bene. Grazie. Cos'è che fai tu qui tutti i giorni e soprattutto cosa stai facendo adesso? Qui siamo alla fase dell'approvazione del campione pre-imbarco. Lo facciamo effettuando un cupping alla brasiliana, quindi come vedi lo facciamo su 5 tazze. E per far sì che il container venga imbarcato da origine, le 5 tazze devono essere uniformi e ovviamente non devono presentare difetti. Questo è l'unico modo per poter approvare o meno un campione e quindi dare la possibilità all'origine di imbarcare o no. Qualora questo campione non fosse approvato, ovviamente il nostro fornitore, il caricatore da origine, ci rimanderà un nuovo campione e noi effettueremo la stessa operazione che stiamo effettuando adesso. Ah, quindi, bellissimo! E questa è la stessa operazione che facciamo in origine al momento dell'acquisto. Ah, quindi noi ci rechiamo ovviamente in origine e insieme a loro effettuiamo questa operazione in questo modo, quindi facendo un cupping alla brasiliana. Bellissimo! E poi? Dopodiché ci sarà la prova in espresso e lì proviamo, una volta che il container è approvato, quindi parte, arriva al magazzino, lo proviamo in espresso, lo tostiamo, come hai visto con David, lo tostiamo con quella macchina lì e lo proviamo in espresso. E qui valutiamo altri parametri, quelli che interessano poi a noi, perché il nostro mercato è il mercato dell'espresso. Quindi non ci resta che chiamare Giovanni e bere un buon espresso insieme. Assolutamente. Giovanni! Assolutamente. Chiudiamo questo viaggio bellissimo all'interno dell'azienda Monte Carmelo. Io vi ringrazio Giova, Andrea. Grazie a te. Grazie. Mi avete fatto vivere un'esperienza bellissima e io direi di chiudere questo viaggio del caffè dal frutto fino alla tazzina bevendo una buona tazza di caffè, sicuramente. Non possiamo fare cin cin, però la beviamo insieme a voi. Grazie mille. E ovviamente ci ripeteremo in Indonesia, perché a quanto pare partiremo insieme a marzo. A marzo andiamo in Indonesia, quindi seguite poi tutto quello che accade a monte della filiera. Ciao!